L'innovazione nella pubblica amministrazione deve avere come obiettivo il miglioramento dei servizi ai cittadini. È il caso del fascicolo sanitario elettronico, sviluppato dall'Assessorato per le politiche e la salute della Regione Emilia-Romagna, che semplifica e rende libera la consultazione dei dati sanitari ad ognuno dei cittadini della Regione. Radiografie, vaccinazioni, referti medici a portata di clic. Per i protagonisti dell'innovazione, Gandolfo Miserendino, fascicolo sanitario elettronico. Gandolfo Miserendino, responsabile del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico. Che cos'è il Fascicolo Sanitario Elettronico? Il fascicolo sanitario elettronico è lo strumento web che permette di raccogliere la storia clinica di un assistito, ovviamente qualora quest'ultimo abbia dato l'ok a attivarlo. Perché è stato fatto questo percorso di digitalizzazione dei documenti sanitari? Allora, questo percorso nasce per, diciamo così, andare a trovare andare a mettere a servizio del cittadino quelli che sono gli strumenti che possono essere resi disponibili sempre in modalità sicura, in modalità protetta, rendendo al cittadino una serie di servizi, dando al cittadino una serie di servizi come lo scarico delle immagini digitali, come lo scarico dei referti, come la prenotazione delle visite e quant'altro, utilizzando questo utile strumento da smartphone, da tablet, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in modo da portare la pubblica amministrazione sempre più vicina al cittadino. Quindi cosa troverà ognuno di noi dentro il proprio fascicolo? All'interno del fascicolo sono presenti vari documenti come il referto di laboratorio analisi, il referto di radiologia, la lettera di dimissione, il verbale di pronto soccorso. E tutta una serie di servizi che sono in sperimentazione presso alcune realtà più virtuose, quindi aziende sanitarie, che saranno poi un domani, diciamo così, allargate a tutto quello che è il territorio della regione Emilia-Romagna, come le immagini radiologiche, quindi il CD che ognuno di noi va a ritirare presso l'unità operativa di radiologia, o i buoni per la celiachia che vengono utilizzati dalle strutture sanitarie e rese disponibili a questi soggetti. Inoltre si arricchisce anche di una serie di servizi come la prenotazione di una visita medica, la cancellazione di un appuntamento, l'eventuale disdetta. Ma anche il cambio dell'appuntamento, è possibile pagare il ticket online e via via evolveranno sempre nuovi percorsi che porteranno il fascicolo ad essere uno strumento più utile per il cittadino e che permetta anche di velocizzare i processi e ridurre gli spostamenti che vengono fatti. L'accesso al fascicolo sanitario come avviene? L'accesso avviene utilizzando delle proprie credenziali. Per rispettare ovviamente quella che è la normativa presente oggi e i concetti di privacy che per quanto attengono al mondo della salute sono sicuramente molto attenti alle informazioni, è necessario recarsi presso uno sportello preposto dove viene fatto il riconoscimento secondo la forma de visu, quindi è opportuno portare la propria carta d'identità, il codice fiscale, un documento di riconoscimento. E in questo modo si viene abilitati ad avere il fascicolo sanitario. Ricordo che il fascicolo sanitario non è obbligatorio, quindi è facoltà della persona decidere di aprirlo. È possibile anche fare una pre-autenticazione via web, ma comunque bisogna poi recarsi presso uno sportello ad hoc. Inoltre possono essere utilizzati sistemi di identità digitale nazionale. Dove in questo caso, avendo quel tipo di identità, è possibile effettuare l'accesso senza doversi recare a nessuno sportello. E una volta effettuato il primo accesso, poi non abbiamo più bisogno di riautenticarci successivamente. Allora, non dobbiamo più tornare allo sportello, utilizzeremo le stesse credenziali che ci sono state fornite per tutti i possibili accessi che vengono fatti. Ricordo che comunque sarà sempre necessario inserire le proprie credenziali in quanto va tutelato il diritto dell'assistito, in questo caso del cittadino, di sicurezza verso i propri dati.
Mi raccontavi prima che in realtà questo non è semplicemente un contenitore in cui la pubblica amministrazione comunica proprie informazioni al cittadino, ma è possibile in qualche modo anche il processo contrario. Certo, oggi tutta una serie di documenti vengono veicolati dalle strutture sanitarie utilizzando quella che era la rete Sole, Sanità Online, quindi la rete che metteva in contatto il medico di medicina generale con le strutture sanitarie, evolvendo verso questa nuova struttura chiamata rete FSE, che non solo mette le strutture sanitarie in relazione col medico di medicina generale, con i professionisti, specialisti e quant'altro, ma anche avvicina il cittadino a questa serie di servizi. Questo quindi permette di far che cosa? Permette di prendere il documento che già era utilizzato all'interno della rete Sole, renderlo disponibile al cittadino che ha aperto il proprio fascicolo, e qualora questo percorso sia un percorso che non inserisce all'interno del proprio fascicolo tutta la documentazione clinica da quando uno ha iniziato la propria storia, è possibile alimentarlo caricando dei documenti, semplicemente scansionandoli o fotografandoli con lo smartphone o qualsiasi tablet disponibile. Quindi invece di occupare insomma l'armadio di casa o la biblioteca di casa, possiamo caricare i documenti dentro il fascicolo? Proprio così. Perfetto. Il percorso organizzativo, immagino non banale, che ha portato ad avere un fascicolo unico per tutte le amministrazioni, come si è sviluppato? Allora, in questo percorso prevede una serie di aspetti. Esiste oggi un progetto di livello nazionale che vede le varie regioni collaborare per dare a ogni cittadino la possibilità di aprire un fascicolo sanitario elettronico. Questo finalizzato anche al fatto che se io un domani dovessi spostarmi da una regione come l'Emilia-Romagna a una regione limitrofa, chiaramente potrei veicolare la mia documentazione verso la mia nuova residenza. È evidente che questo percorso quindi nasce da un coinvolgimento di tipo nazionale. Esiste un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dice come deve essere fatto il fascicolo e quali sono i documenti che devono confluire presso il fascicolo. Oltre a questo percorso ci deve essere una forte sinergia tra le strutture sanitarie, perché sono le aziende che erogano le prestazioni, quindi quelle che producono il dato, il referto e quant'altro, e la governance che la Direzione Generale Cura e Salute, Sanità e Welfare e l'Assessorato alla Sanità devono coordinare per far sì che i documenti confluiscano all'interno del fascicolo seguendo quello che è un percorso corretto. C'è stato un fabbisogno formativo anche da colmare nell'amministrazione o nell'area ICT rispetto al progetto? Allora, assolutamente sì, per ogni singola area sono stati fatti una serie di passaggi visti alla formazione del personale che oggi rilascia le credenziali, proprio perché per aprire il fascicolo è necessario presentarsi presso uno sportello. È chiaro che gli operatori, ad esempio, dello sportello dovevano essere a conoscenza quelli che erano i percorsi di identificazione dell'assistito, ma anche i percorsi relativi a quali consensi devono essere rilasciati. Ricordo che quando uno accede al fascicolo può dare più di un consenso, e i principali consensi sono questi: sono il consenso all'alimentazione del fascicolo, quindi al fatto che il fascicolo riceva dei documenti dalle strutture sanitarie, ma anche il consenso alla consultazione, quindi che un altro professionista possa consultare i documenti che sono presenti. Ovviamente anche in questo caso è il cittadino che decide chi può vedere che cosa. Oltre a questo esiste un altro consenso, che è quello relativo allo scarico del referto, che informa le strutture sanitarie che qualora io decida di scaricare il mio referto di laboratorio analisi non deve essere più necessario passare presso la struttura a ritirarlo. I numeri ad oggi del fascicolo? Allora, ad oggi il fascicolo sanitario elettronico è attivato da 270.000 assistiti nella regione Emilia-Romagna. Di questi viene più utilizzato dalle donne e la fascia di età va dai 30 ai 45 anni. È chiaro che il fascicolo può anche essere utilizzato per assistiti
come i miei figli, quindi verso i minori e verso i delegati, quindi ad esempio mio padre che ha una certa età è una persona anziana e quant'altro, non ha magari tutte le competenze per poter accedere al fascicolo, sicuramente è per me possibile, mediante una sua delega, vedere quelli che sono i documenti del fascicolo, quindi in questo caso dell'interessato. E anche questo è un servizio non di poco non conto. Non di poco conto, certo. È difficile innovare nella pubblica amministrazione? È un percorso difficile perché vede una relazione di N attori diversi, quindi molto complessa. Le strutture sanitarie sono molte, hanno delle storie diverse, bisogna coordinarle e mettere tutte queste azioni una dietro l'altra, proprio finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo. Non è solo un obiettivo tecnologico, è un obiettivo organizzativo, quindi la complessità è finalizzata proprio nel mettere in fila tutti questi passaggi per far sì che il coordinamento a livello regionale e poi nazionale possa essere fatto nel modo congruo. Benissimo, grazie mille Gandolfi. Grazie a lei.